Io sono Ilaria della Società Sportiva Arcobaleno, che ha a Blevio una magnifica scuola di circo che aspetta tutti i bambini, anche solo per venire a provare una volta, perché vedrete che vi divertirete tantissimo. E oggi proveremo a fare un gioco allenamento per i bambini anche un po' più piccoli, ma anche i più grandi si possono divertire, così almeno potete capire un pochino che cosa si comincia a fare. Poi per gli attrezzi lo vediamo dopo con un filmato. La storia di oggi è la storia di Cappuccetto Rosso. Noi faremo l'allenamento di Cappuccetto Rosso, che come sapete deve attraversare il bosco senza farsi prendere dal lupo. Quindi adesso, se volete partecipare con noi, dovete prendervi un piccolo spazio, perché questa volta si fa qualcosa. Quindi un piccolo spazio, un materassino se lo volete, e mentre andiamo a prepararci, vi facciamo vedere che cosa si fa al Circo Baleno di Blevio. Siete pronti? Attenzione. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, we'll get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. Benissimo, e con questo il cestino per i nonni dovrebbe essere pronto. Sì, mamma, starò attenta nel bosco. Come? No, no, certo che non mi fermerò per strada. Sì, ho pre... sì, cappuccio, certo, se fa freddo lo metto. Che barba però, mamma! Oh, chi chiama? Ehi, ciao! Ehi, ciao! Ehi, Cappuccetto, vieni a trovarmi o no? Ma sì, certo, nonna, mi stavo giusto preparando. Solo non trovo il cappuccio rosso che la mamma vuole che metta nel bosco. L'hai lasciato qua a casa mia l'altra volta, Cappuccetto, va che te lo passo, guardalo qua. Aspetta, Grazie. è il tuo, sì, è il tuo. Tieni, te lo lancio? Arrivo. Sì, lancia. Olla! Peso. Mi Grazie raccomando, se mille. no sei la mamma. No, ma infatti. Senti, nonna, Dimmi, dimmi. stavo pensando questa cosa. Il bosco è un po' pieno di pericoli. Ci stanno le insidie. La strada poi è lunga. E metti che incontro il lupo? Ma capo, ci pensa nonna, guarda qua, sono appena tornata dalla gara di motocross. Adesso voglio provare sai, quella discesa con gli sci che parti e vai. Aspetta che mi tolgo tutto. Così ti posso allenare bene e alleniamo tutti gli Mia altri cappuccetti che ci ascoltano. nonna ti mette in viva voce. Va bene. Oh, io invece sono pronta col mio microfono di ordinanza che così posso gestire bene l'allenamento. Bambini, cappuccetti, mettetevi il vostro cappuccio, preparatevi sul materassino o nello spazio che avete in giardino, dove ce l'avete, che dobbiamo partire. Perché? Cappuccetto, ascoltami bene, dobbiamo attraversare il bosco e dobbiamo essere allenati a attraversare questo bosco perché possiamo trovare mille insidie, che ne so, una buca, un ramo, chissà chi, e speriamo non esca mai il lupo. Intanto impariamo le cose da fare. Sei pronto, Cappuccetto? Sicuro, nonna? Dimmi. Perfetto. Allora, prima cosa, quando sentirai dire corsa, nel nostro allenamento dovrai correre sul posto. D'accordo, così? Perfetta, così va benissimo. Quando invece sentirai buca, significa che c'è una buca nel terreno e si fa un saltone tirando sulle ginocchia fino al petto. Prova un po'. Prova, Salto, buca. Perfetto. Se invece sentirai ramo, significa che c'è un ramo che tam, potrebbe arrivarci in testa e quindi ci dobbiamo abbassare e appoggiare le mani a terra, belli accovacciati. Ramo, fammi un po' vedere. Bravissima. Ricordati che sempre bisogna correre perché il bosco è lungo e dobbiamo arrivare fino in fondo. Quando invece vi dirò striscia,
prima di tutto ci si butta per terra, esatto, a terra, così, e poi si striscia sui gomiti e si striscia per tutto lo spazio che avete, bravissimi. Poi potrò dirvi di camminare sulle punte, perché magari, sapete, se c'è qualche pericolo è meglio farlo un po' in silenzio, esatto, sulle punte. Brava Cappuccetto, così sulla punta dei piedi, perfetto, perfetto, brava. O magari vi potrò dire di andare a destra o di andare a sinistra, perché la strada nel bosco mica è tutta dritta, esatto, un po' di qua, un po' di là, a seconda di cosa diciamo. Bene, 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 bene. E se incontriamo per caso il lupo? Avete sentito qualcosa? Le orecchie del lupo! Oh, se incontriamo il lupo, noi dobbiamo mimetizzarci. Cappuccetto, sai cosa vuol dire mimetizzarsi? Non sono sicura, nonna, di cosa significhi. Mimetizzarci vuol dire trasformarci in qualcosa come fosse un po' quasi una magia. Per esempio, se io ti dico trasformati in un tavolino e tu ti metti in posizione di tavolino, ti stai proprio mimetizzando. Quello è un tavolino bellissimo. Mi raccomando, su bene la pancia col sedere duro, 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 perché altrimenti è un tavolino rotto. Secondo me così il lupo rischia anche di appoggiarci sopra un caffè. Bravissima. Se invece vi dico trasformati in albero, Cappuccetti, provate tutti, perché poi dopo viaggiamo nel bosco, non si sa mai, bisogna provarli adesso. Va bene, brava Cappuccetto, una gamba appoggiata all'altra e bene in equilibrio con le mani e le braccia a ramo, così che il lupo magari ci scambi davvero per un albero. Oppure un'altra cosa da provare, Cappuccetto e Cappuccetti, è la barca. Se io vi dirò, mimetizziamoci da barca, ci mettiamo appoggiati sul sedere con le gambe sollevate e le mani sollevate. Magari dopo un po'... magari dopo un po' si fa un po' fatica, ci fa un po' male la pancia, ma va benissimo, non succede niente, anzi ci vengono tutti i muscoli duri. E poi l'ultimo che possiamo fare è il ponte, è il più difficile, però questo lupo non ci trova sicuramente se facciamo il lupo. Braccia dure, gambe dure, il sedere e la pancia duri, in modo che qualcuno possa passarci sotto e qualcun altro sopra senza fare le gobbe. Fatto! Cappuccetto, sei perfetta. Per me possiamo fare il nostro allenamento. E voi Cappuccetti siete pronti a partire? Sicuro che lo siamo! In piedi e attenzione! Attenzione, attenzione! Via di corsa! E si corre! Corriamo tutti insieme! E si corre, adesso andiamo un po' a destra! Oh. E un po' a sinistra! Oh. Bravissima! Oh, c'è un nido! Ma se c'è un nido vuol dire che c'è un ramo, Cappuccetto! Giù! Bravissima! E su ancora di corsa! Che lunga questa strada, Per arrivare dalla nonna ce ne vuole, Ti aspetto, Vi aspetto! Un altro ramo! Giù! Subito! Bene con le mani a terra, bravissimi! Allora ancora su! Ramo! Mamma, quanti! Quanti alberi ha questo bosco? E su! E ancora ramo giù! Ma male le gambe dopo un po', E di corsa! C'è un ramo grandissimo, quindi ramo! Su! Mamma mia, quanti rami che ci sono, accidenti! Ma adesso la strada è piena di buche! Attenzione Cappuccetto! Buca! Salone con le ginocchia su! Bravissima! Ancora di corsa, di corsa, di corsa! Buca! Salto anch'io! E giù! E di corsa, di corsa, di corsa! Buca piccola! Un saltino! Ping! Un'altra buca piccola che mi piace tanto! Ping! Bravissima! E di corsa, di corsa, di corsa! Adesso c'è una buca! Una buca! Vola! Tuore in alto! E giù! Tu, bravissima! Corsa, 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 corsa. Il lupo! Oh, mamma mia, il lupo! E mimetizziamoci, aspetta, aspetta, tavolino! Tavolino, Cappuccetto, tavolino! Mimetizziamoci bene! E il lupo? Non ci ha visto!
Non ti ha visto, cappuccetto, ti puoi alzare. Possiamo riprendere a correre. Ok, corre. Oh, ancora il tempo, barca, barca, barca. Mettiti a fare la barca. Se n'è andato. Adesso magari andiamo via in punta di piedi, perché sennò qua ci trova. Bene in punta di piedi, piano piano, piano piano, piano piano. Ok, siamo fuori, non c'è più il lupo e via, iniziamo a correre. E curva a destra. Oh. E curva a sinistra. Io confondo la destra con la sinistra, ma fa niente. Voi seguite sempre cappuccetto. Bravissimi. E adesso ancora. Buca! E corsa, 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 corsa. E... ancora il lupo. Mimetizziamoci da albero, albero, lupo, bravissimi cappuccetti, il lupo non ci ha visto, bravissimi, cappuccetto può riprendere a correre, ma c'è una grotta, accidenti, cosa ci fa una grotta in mezzo al bosco? Però dobbiamo attraversarla, a terra cappuccetto, vado. Sì, perché basta sta grotta, bisogna strisciare. E striscia. E Ok, striscia. striscio. Brava Capuccetto, stai strisciando tantissimo. Ma in questa grotta vedo dei pipistrelli. Forse è Oh meglio se rotoliamo di lato e ci nascondiamo. no. Rotola bene, tutta arrotolati bene come fosse un salame, anche dall'altra parte. Rotola, 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 rotola. I pipistrelli dovrebbero essere andati, fammi vedere, sì. E allora strisciamo, che dobbiamo ancora uscire da questa grotta, mannaggia, usciamo, usciamo, usciamo. E su! E via di corsa! Siamo quasi arrivati, mamma mia, quanto tempo! Quanta foresta! Ancora sto lupaccio! Aspetta! Ponte, ponte, ponte! Ponte! Subito sono al ponte. Bravissimo! E il lupo è sempre lì che ci osserva, resta a fare il ponte, per tanto tempo, mi sta qua, sto lupo, no, no, ancora lì con questo orecchio che spunta sempre fuori, mannaggia. Ce la fai, Capuccetto? Finora resisto. Perché se n'è andato, dai, possiamo riprendere a correre, dai che siete quasi arrivati a casa della nonna, bravissimi. Corriamo, 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 ancora buca. E ramo! E buca! E ramo! E adesso a destra! E a sinistra! E cammino, 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 cammino! E stop! Bravissima, Cappuccetto Rosso! Sei arrivata alla fine! Wow, nonna, è stata una bella avventura! Ti Adesso sei allenata per poter andare nel bosco davvero? direi proprio di sì, sono molto più tranquilla. Meno male. Così almeno ti aspetto a casa. Ascolta però, visto che sei stata brava, io ti volevo dare un premio. Dai, davvero? Guarda, una bella medaglia. Sei pronta a riceverla? Sicuro? Cappuccetti, mettete bene il collo che arriva la medaglia. Vieni, Cappuccetto Rosso, ecco al tuo collo. Fa un po' vedere come ti sta. Guarda un po'. Wow, ma ti sta benissimo. Sei stata proprio brava. Grazie, nonna, è stupenda davvero. Oh, se gli altri cappuccetti ne vogliono anche loro, li aspettiamo in palestra appena si riapre. Cosa dici? Così Direi proprio di sì. potete fare insieme a noi tanti altri allenamenti come questo e anche tanti allenamenti con gli attrezzi come avete visto nel video d'inizio. Allora, noi vi salutiamo. Vi saluta Ilaria, vi saluta il lupo Matteo e vi saluta Cappuccetto Rosso Monica. Ciao, ciao a Ciao ciao! tutti!